mi fa... è un colpo al cuore, un tuffo al cuore, è commovente, è una sensazione forte, ma abbiamo avuto la voglia di rituffarci in questo inferno per esorcizzarlo un po' e anche per portare il nostro segno a chi non c'è più. Non abbiamo realizzato subito, in effetti, perché ci dicevano che c'era un blackout e quindi non abbiamo capito, non abbiamo compreso immediatamente la gravità della situazione, perché pensavamo in effetti ci fosse un blackout. L'unica cosa strana è che eravamo in bilico, eravamo in pendenza e non capivamo perché la nave ha imbarcato evidentemente acqua, poi si è raddrizzata. In quel momento abbiamo capito che forse avevano rimesso in ordine le cose, non ci eravamo resi neanche conto dell'evento, se non il giorno dopo. Noi ci siamo accorti il giorno dopo della tragedia immane mondiale che era accaduta, tant'è vero che ho detto a mia madre: se anche rimettono in ordine le cose, noi domani mattina non andiamo da nessuna parte. Non abbiamo capito. In quanto tempo si è inclinata la nave? La nave si è inclinata immediatamente. Noi appena siamo usciti fuori dal ponte, perché noi stavamo al ponte 4 a cena e quindi lì c'era l'uscita immediata sul ponte, eravamo già, ci tenevamo perché non riuscivamo a stare dritti, quindi si è inclinata immediatamente. Sì, con la scialuppa, con una delle ultime scialuppe, perché noi eravamo dalla parte in cui si potevano prendere le scialuppe, e siamo saliti per ultimi su questa scialuppa, ma eravamo tantissimi, più di 300 persone, uno sull'altro ammassati, pur di scappare da lì, ecco. Quando siete ritornati, quando siete arrivati sulla terraferma, dove siete rifugiati? Quando siamo arrivati sulla terraferma, io mi ricordo che siamo entrati immediatamente in questa chiesa, ho visto la chiesa, ho visto il sacerdote che ci è venuto incontro e ci ha dato le coperte, ha staccato i paramenti, ha tolto tutto quello che c'era per coprirci, perché noi eravamo chiaramente in abiti estivi, perché eravamo a cena, c'erano 40 gradi sulla nave e un gelo pazzesco, e tutta la gente che ci aspettava sul molo. Noi eravamo circa 4.300 persone, gli abitanti in quel momento erano circa 800, credo. A che ore siete arrivati a terra? Verso le 23.45 più o meno.